Di nuovo ciao a tutti, sono sempre Mazzetesse e come potete vedere qui sono arrivato molto più in basso, in questo scavando in pratica sono arrivato al livello meno 250 e ho deciso di riprendere a registrare perché ho trovato un dungeon qua. I dungeon sono attivabili nella versione 0.4.6, non mi ricordo se ho schiacciato il tasto sbagliato. Non mi ricordo se sono presenti di base o bisogna attivarli manualmente, ma mi pare che come le giungle vanno attivati manualmente. Naturalmente non ci sono ancora mob, però comunque volevo farvelo vedere per farvi vedere un pochettino. Sono tutti fatti di cobblestone. Oh, questo è dell'oro! Dell'oro! Altro oro! Una miseria, quanto oro! Basta. Metto un pezzo di gravel per tornare su. Comunque, sono generati a random e sono abbastanza labirintici. Dipende poi dopo un po' dalla grandezza. Però solitamente sono abbastanza grandi e hanno abbastanza stanze disposte anche su più piani, su più livelli. Non ci sono né chest né mob. Però sono comunque interessanti. Anche solo per farsi una base sotterranea, diciamo. Non so, con delle ceste, degli alberi, delle piante. Qua ci sono delle scale nel nulla. Continuo qua o no? Vabbè, comunque. E qua ho esplorato, sì. Vediamo di qua cosa c'è. Ah, qua scende. Qua sale, niente. Comunque, come potete vedere è abbastanza carino, come ricordiamoci che bisogna passare di qua, sì. Sono abbastanza carini, ma abbastanza inutili. Potrebbero magari essere utilizzati dalle mod. Però ora come ora non ne ho ancora viste, non ho più in realtà seguito bene le mod, quelle che aggiungono mod, sì, mob, scusatemi che, aia, dove sono finito adesso qua? Ah, però là vedo della luce, beh è semplice perché è qua sotto. Una bella cavernucola. Comunque, da dove sono caduto? Da là. Quindi noi ci facciamo un piccolo pillar e torniamo in su. Comunque, dicevo, stavo dicendo che non ho seguito più con attenzione le notizie per quanto riguarda i cambiamenti delle varie mod, ma non so, cioè no, meglio che non mi pronunci proprio sull'argomento, non so se hanno pensato qualcosa per utilizzare i dungeon. Comunque, come potete vedere, ho preso abbastanza cobblestone e potrei farci già qualche pensierino per la casa. Però secondo me continuo a scavare ancora per un po' qua in basso. Magari continuerò qua da questo lato e riprendo a registrare quando sono sceso ancora un pochettino. Qua ho interrotto un passaggio, ma tanto era abbastanza inutile. Comunque, allora a tra poco, ragazzi. Mese! Abbiamo trovato del mese! In realtà è solo un cristallo di mese, perché c'è stato questo cambiamento appunto nella 0.4.6. Comunque, a dopo. Qualcuno vuole farsi un tuffo? Guardate quanta lava. È proprio una bella caverna questa. C'è anche del mese, credo che dopo lo raccoglierò. Però, come potete vedere, sono ancora
Non ho sceso tantissimo, sono a meno 4 e... Vabbè, qua ci siamo quasi. Facciamo che arrivo in vostra compagnia. Facciamo gli ultimi metri insieme. Meno 4,70. Sì, ok, vi annoiate. Non me ne frega niente. Continuate a vedere. No, vabbè, sì che me ne frega. Se poi vi stoppate qua è tutta colpa mia e morirò e saremo tutti tristi, eccetera, eccetera. Comunque, ci siamo quasi. Credo che arriverò a meno 500, così. Numero tondo, c'è il mithril, ci sono i diamanti. Cos'è oro? Stupida domanda, lo prenderò dopo. Come potete vedere non sto prendendo nessun minerale ora come ora, perché sto pensando solo ad arrivare ai diamanti. Perché una volta preso i diamanti voglio fare subito il grinder, che permette in pratica di ottenere due polveri da un solo minerale. E così facendo, scavando, cioè dallo stesso numero di materiali si ottiene comunque il doppio, perché è come se fosse più pregiato la lavorazione, e quindi da una gold lamp otterrò due polveri e ogni polvere si trasformerà in un lingotto. Sono diamanti? Mi pare proprio di sì, vediamo. Sì, è un diamante, è un diamante! Quanti ce n'è qua? Però l'inventario è pieno, mannaggia, cosa buttiamo via? Cobblestone slab. Che effettivamente non ci interessano. Quanti diamanti? Sì! Benissimo, siamo arrivati a meno 503, io volevo arrivare anche a meno. Meno 500, allora sapete cosa faccio? Prendo questo oro. E poi chiudiamo. Così, 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 sì, non me ne frega niente se la cobblestone stona. Ok, così è meno 500, preciso, evviva, siamo dei mitici miti e qua abbiamo 4 diamanti, ci vediamo quando torno su. A dopo! Rieccoci finalmente, eccoci qua. Siamo riapparsi, è notte tra l'altro, piena della notte, andiamo a dormire in sto cavolo di letto bruttissimo bianco. Ah no, devo svuotarmi un po' l'inventario. Ho depositato qualcosa per strada in una cesta che avevo lasciato. Sta laggando, sta laggando. E ho preso dell'altra cobblestone che avevo lasciato da parte, perché in fondo ci serve la cobblestone per finire questa casetta. Quindi allora facciamo che qua mettiamo tutti i materiali, via tutti i materiali. Na miseria, cos'è sto lag? Ma è... Ehi, oh! Vogliamo comportarci come delle persone normali o che cos'è? Ah, queste sono quelle diverse. C'è un piccolo problema, perché probabilmente quando io ho creato questo mondo all'inizio, quando era uscita da poco la 0.4.6 e non era ancora stata aggiornata la versione della mod Technic di Real Bad Angel, e quindi questo ha causato il fatto che esistono due tipi di copper, quello della Technic e quello di e quello della versione base di Mindtest. E questo però tutti e due hanno la stessa... Non posso... Ah sì, sta semplicemente laggando. Mangialo. Ok. Dicevo che questo hanno le stesse texture, questo potrebbe essere un problema, perché non credo che siano compatibili l'una con l'altra, dato questo problema. Ok, niente, siamo sazi. Nel frattempo è uscita, no, ho fatto una cesta di lastre, non ricordo male.
Nel frattempo è uscita la 0.4.7, infatti credo che farò una serie anche con la 0.4.7, ma sarà una serie di tipo diverso. Adesso stiamo ancora valutando, io e un'altra persona, se fare questa serie, come farla, che cosa fare. Cioè, di sicuro continuerò questa serie. Quindi non vi preoccupate, miei uno visualizzatori. Perché continuerò a fare questa, ma comunque ci sarà anche quest'altra serie che magari potrebbe anche interessarvi. Ah, nel frattempo ho trovato anche un altro diamante mentre salivo in su, non ve l'ho detto perché sono un incapace, comunque niente. E c'ero praticamente passato accanto andando in giù e non l'avevo visto. Al posto che sfogliare così potremmo cercare Grinder. Eccolo, come funziona? 5 desert stone, 2 stone e un copper. Allora, noi abbiamo bisogno di un copper, ce l'abbiamo e adesso dovremo vedere quale dei due. Proviamo a farne uno e uno. E della stone, quindi uno e uno, due di stone e un diamante che per fortuna abbiamo, quindi mettiamo due stone. Sta andando, sì, ok. E poi dobbiamo fare anche un modo però per alimentarlo, naturalmente, perché ci servirà un modo per alimentarlo. Vedete, non si uniscono neanche così. Ci servirà un modo per alimentarlo. Allora, adesso dovrei cercare un attimo che cosa potrebbe convenirci ora come ora. Perché se non sbaglio esiste l'ossidiana. Esatto, e questa non è una gran bella cosa, perché l'ossidiana va in conflitto con la generazione di energia tramite il generatore geotermico, che era il generatore che avrei voluto utilizzare, quello che mi è sempre piaciuto di più, perché è molto compatto e non ha bisogno che ci sia per forza il giorno, come per esempio i pannelli solari, e a differenza delle turbine elettriche, cioè ad acqua, non ha... Oh, che bel blocco! Cactus brick. Ha bisogno di molto meno spazio e quindi non era una cattiva idea quella di fare un geothermal generator, però non sono sicuro che funzioni. Quindi io direi che dopo andremo a prendere della dove sto andando? Ah, devo prendere la desert sand qua, desert stone, cioè. Dopo andremo a prendere la lava, ci faremo una sorgente di lava infinita qua vicino a casa. Oh, che bello! Non mi ricordavo che si generassero i minerali anche nel deserto. Beh, non male come cosa. Sta laggando, sta laggando. Potrebbe cadermi tutto sulla testa. E invece no, perché io sono più furbo. Comunque abbiamo bisogno di 5, quanti ne abbiamo? 4, figurati. Noi prendiamo questo e grazie, arrivederci. Eccoci qua, adesso andremo a craftare il nostro magnifico grinder. A parte che, scusate, per adesso il più meglio di tutti forse è il generator, quello coal. Cold Driven, che serve praticamente niente, ci va però dentro un sacco di carbone. Mentre il geothermal ci va un diamante, però funziona decisamente milioni di volte meglio. Allora, noi adesso andiamo su questo, mettiamo 1, 2 stone, 1, 2, 3, 4, 5, un diamante che naturalmente ho qua.
Eccolo qua. E questo? No, è l'altro. Aspetta, stava laggando, vediamo se mi prende anche l'altro. No. Oh, comunque le texture sono identiche. Qua credo che avremo parecchi problemi a capire qual è il copper vero e qual è il copper finto. Grinder, eccolo qua. Pa, 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 pa. Per ora lo mettiamo qua. Come potete vedere, qua c'è l'energia. Qua metteremo l'oggetto da macerare, insomma. E poi non so, da sminuzzare, da tritare, da lavorare, insomma. E qua ci sarà l'output che ci darà della dust. Comunque della dust. E credo che per questo episodio sia tutto, perché non so da quanto sto registrando, ma credo che sia passato abbastanza tempo. Il prossimo episodio lo farò andando a completare la casetta e provando nel frattempo, proverò in un mondo in creative per vedere se per caso c'è. Capita questa storia dell'ossidiana. Se per caso non dovessero verificarsi problemi, andremo poi dopo a costruire un geothermal generator e per fornire energia a una BatBox di cui avremo bisogno. BatBox mi pare che si chiami, non ne sono sicuro. Battery Box, sì, quella di low voltage, che è anche abbastanza facile. L'unica cosa è che le batterie non sono staccabili. Copper, tin, copper, sì, è abbastanza facilissimo. E quindi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao, vi invito a mettere mi piace se siete arrivati e se siete sopravvissuti fino a questo minuto del video. E alla prossima, ciao ciao! Ciao ciao!